Guarda mare quanto è bella è una delle frasi chiave della canzone napoletana, immortale, il Golfo di Napoli come uno dei più belli del mondo. Adesso lo sancisce anche uno studio dell'Università di Pisa, però relativamente a una specie animale che del mare fa il suo habitat. Stiamo parlando delle tartarughe caretta caretta ed è uno studio che ha utilizzato delle metodologie innovative. Lo vediamo con Roberto Viggiani. Otto tartarughe caretta caretta per 8 anni hanno nuotato soprattutto nel Golfo di Napoli, ma hanno spaziato anche nell'area compresa tra la Campania, la Calabria e la Sicilia, soggiornando volentieri nelle immediate vicinanze delle colline abissali. Preferenze e abitudini di questi 8 giovani esemplari riabilitati in centri di recupero della Toscana e della Campania sono stati studiati da un'equipe del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. Se sono andate là è perché ci hanno trovato delle buone fonti di alimentazione, di nutrimento. L'altra cosa sorprendente è che non è che sono rimaste solo vicino al Golfo di Napoli, vicino alle coste, ma sono state parecchio tempo e per parecchie tartarughe in mezzo al Mar Tirreno. La ricerca iniziata nel 2008 è stata finanziata dall'Ateneo Pisano, dalla Regione Toscana e dalla Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli. Avendo visto che le nostre tartarughe andavano molto nella loro zona, ci siamo chiesti e abbiamo chiesto a loro se avessero dati anche loro che dimostrassero che le tartarughe magari lasciate nella loro zona e poi frequentavano le aree marine corrispondenti a quelle delle nostre tartarughe. Non uno studio continuativo per 8 anni, ma una ricerca condotta nell'arco di questo periodo grazie anche alla collaborazione con il Centro per la Conservazione delle Tartarughe Marine di Grosseto. E noi diciamo che usiamo una strategia opportunistica. Quando abbiamo una tartaruga disponibile per questo studio, quindi vuol dire che è stata riabilitata e pronta per essere rilasciata, e abbiamo uno strumento satellitare da poter applicare, cerchiamo di applicarla, però questo avviene in maniera abbastanza, non dico casuale, ma non prevedibile all'inizio. Lo studio è uno dei pochi che fornisce informazioni dirette sull'ecologia e i movimenti delle tartarughe comuni nei mari a ovest della nostra penisola. Per ricostruirne i movimenti, i ricercatori hanno applicato delle piccole trasmittenti sul carapace di ogni esemplare e utilizzato tecniche di telemetria satellitare tramite Argos, un sistema franco-americano di rilevazione a distanza della posizione degli animali. Questi dati vengono poi inviati dal satellite a delle stazioni sulla Terra che elaborano le informazioni ricevute dal satellite e poi le inviano all'utente finale. Ne è uscito fuori una rotta ricostruita, quindi con dei dati più affidabili sui quali è stato possibile fare ulteriori analisi. Quindi abbiamo ad esempio identificato aree ad alto uso da parte di questi animali. La cosa che noi ha sorpreso è che stessero così tanto tempo lontano dalle coste, perché le tartarughe caretta in questo periodo si riteneva che si cibino di animali che trovano sul fondo marino, tipo cavallucci marini, crostacei, granchi, eccetera. E invece questo ovviamente non lo possono fare se sono in mezzo al mare, perché lì c'è profondità di varie centinaia di metri e le tartarughe non ci arrivano, non queste. Il satellite ci dice dov'è l'animale, se ci dice che è in mezzo al mare, questo poi noi concludiamo che la tartaruga sta nutrendosi in maniera differente da quella attesa.